Ma io vorrei dire che c'è una persona molto interessante che è Luciano Coin, che è il presidente della Fiera del Lusso che inaugura questo weekend a Vicenza, che quando parla, parlando di lui di lusso, con lui di lusso mi ha detto che il lusso non è Louis Vuitton, Gucci, e i marchi che possono avere tutti, ma qualcosa di esclusivo, di unico che io posso avere. Questo per me è l'alto di gamma e questo è quello che un personaggio come Luciano Coin pensa del lusso. L'alto di gamma è l'esclusività. Quindi quello che confonde molto i mercati oggi è che i marchi importanti di moda e non soltanto, quindi non vorrei citare troppi nomi perché non vorrei ovviamente portare cattiva pubblicità a questi marchi, per essere politically correct, però sicuramente non va confuso l'alto di gamma con la democratizzazione del design. Lusso è e deve essere ancora l'aspirare a qualcosa di non facilmente raggiungibile, qualcosa che faccia sentire speciale il fruitore e il cliente. Questo che cosa porta? Porta una speranza per i piccoli imprenditori, per gli artigiani, per coloro che fanno prodotto edizioni limitate e comunque possono dare una forte artigianalità e quindi una forte manualità al loro prodotto. Questo è oggi nei mercati maturi l'alto di gamma. L'alto di gamma è il sentirsi speciali e se lusso è esclusività, lusso è vendere e vivere un'esperienza e quindi un'emozione. Alto di gamma è la percezione, il vivere questa esperienza speciale e questo dà molta speranza al Made in Italy, a un settore della gioielleria molto frammentato, alle piccole aziende, al piccolo imprenditore. Quindi questo è sicuramente una parentesi importante di un panorama che è il Made in Italy, il settore della gioielleria italiano e o dell'oficeria italiana. Il piccolo imprenditore e il piccolo artigiano è spaventato da questa rivoluzione storica che sta avvenendo. Vive in modo passivo questa trasformazione e quindi le macro tendenze, passivo perché le subisce, alcuni reagiscono e quindi sanno come rispondere, o perlomeno stanno cercando di reagire, alcuni le vivono in modo passivo. Purtroppo, secondo la teoria di Darwin, soltanto chi si adatterà a questo momento storico, a questa rivoluzione, culturale globale potrà, sopravvivere. Una delle risposte che ci sono, che esistono, in cui credo, ma che sono già una realtà, sono le alleanze che possono dar forza alle singole e piccole aziende, alleanze che possano mettere insieme dei know-how e delle capacità diverse e quindi quello che è la squadra. La squadra è la grande forza. Ahimè, il Made in Italy è una delle peculiarità del settore della gioielleria, dell'officina, ma in generale dell'artigianato italiano è l'individualità, il singolo artigiano. Nel Medioevo c'erano le corporazioni, forse ecco, di quel momento storico bisogna riprendere questo. Paradossalmente nel terzo millennio l'unione fa la forza nuovamente in un mercato globale, nell'era digitale. Unirsi e mettere insieme diverse capacità integrate è il futuro per andare avanti. Io ci credo fermamente, ci crediamo tutti e quindi credo che questa sia una delle risposte da trovare insieme, in questo settore e nei settori trasversali.